Carrello tricolore anche in Abruzzo fino al prossimo 31 dicembre. Il governo ha avviato la campagna trimestre anti-inflazione che punta a ridurre l'incidenza del carovita e tutelare il potere d'acquisto delle famiglie. Sarà possibile acquistare prodotti alimentari di largo consumo, dell'igiene per l'infanzia a prezzi ribassati o calmierati. Hanno aderito all'iniziativa del Ministero delle Imprese del Made in Italy la distribuzione moderna e classica, le cooperative, le farmacie e parafarmacie, il mondo dell'industria, della produzione, dell'artigianato e agricoltura. Ogni attività renderà visibile la lista dei prodotti in offerta. E nello spazio Conad, che si trova all'interno del centro commerciale Megalò a Chieti, il direttore Gaetano Ciccarelli ci ha spiegato che sono tantissimi i prodotti con prezzi bloccati, mentre l'addetta alle vendite Maria Vittoria di Pietrantonio ricorda che si tratta di una politica che il gruppo Conad persegue da tempo, soprattutto per quanto concerne i beni di prima necessità. Per questa iniziativa antinflazione attuata dal governo, Spazio Conad ha continuato ad aderire con il paniere bassi e fissi, che da ben 10 anni permette di calmierare i prezzi di prodotti di prima necessità. E quindi volentieri abbiamo continuato con questo paniere, che è nuovo, che va da ottobre al 31 dicembre, affinché le famiglie, insomma, non subiscano questi aumenti, e soprattutto appunto nei prodotti di prima necessità, che vanno dalla farina al pane, a prodotti per la colazione, il latte, e nonché in tutti i reparti freschi e freschissimi. I consumatori, in particolare gli anziani, mettono nel carrello il necessario e chiedono al governo di aumentare le pensioni perché non arrivano a fine mese, ma anche i giovani lamentano stipendi non adeguati al costo della vita e bollette esorbitanti. Che rimane per sempre, perché la situazione è critica per tutti quanti, perché la spesa, facendo alla volta, con quello che si guadagna non si va da nessuna parte. Quale incidenza potrà avere, secondo lei, sulle famiglie un'iniziativa di questo genere? È un benessere, perché è aumentato tutto, cioè la spesa non si potrebbe fare più, va benissimo. È ottima l'iniziativa, però dopo ci aumenta la luce del 18%, che guadagno ci abbiamo noi consumatori, noi poveri pensionati? Quindi secondo lei è come un cane che si morde la coda? Ecco, benissimo, sì, proprio così. Io non ci credo più. Una cosa fatta bene, non lo so. Se è vero. Quindi lei dubita? No, perlomeno se ci sono dei prodotti, ci sono dei prodotti che stanno in sconto. Sicuramente positivamente, è perché io vengo qui abitualmente, quindi spero che si prolunghi la cosa. Quindi che oltre il 31 dicembre? Speriamo di sì. E lo stipendio non basta, lo devono aumentare prima che qualcuno ci rimette la pelle. Io sono di Roma e dico, sono diventato mezzo romeno qua, però è questa la situazione, non ci si fa. Riduzione delle tasse e aumento dello stipendio, perché sennò così non andiamo avanti, insomma. Promettono, ma poi non fanno niente.